Grazie di cuore a tutti per il supporto che continuate a dare a queste serie. Vi chiediamo semplicemente di continuare a supportarci, quindi lasciate mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella, fatelo se volete che questa serie continui. Fino alla fine del campionato. Solo in quel caso, eh. Detto questo, buona visione e vai col video. Se volete che continui, non fate stoppate, niente. Stoppate, arrivederci. Vai. Luis saluta. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Ho capito, Luis Alberto. Luis Alberto. Capito? Ormai fissato col calcio, io appena sento collego subito con ci potrei fare un gioco e vinco sempre io. Mi piace, grazie a chi lo farà per continuare a supportare questi contenuti. Iscrivetevi e attivate la campanella anche su questo canale YouTube per non perdervi più neanche un video. Ci abbiamo un altro canale di calcio, vi aspettiamo, pronostici di Serie A, super sfida, video interattivo al Fantacabbo, sfide alle schedine, una cosa e un'altra. E ci abbiamo un canale extra calcio, li trovate in descrizione, come sempre compariranno qui durante il video. Oh, cominciamo da questo. Quindi, questa settimana sfida ai pronostici, recuperate anche il vostro risultato se avete partecipato scorsa settimana nel precedente contenuto, mettetelo qui sotto. Ci siamo sfidati in Lazio, Milan e Napoli Juve. Su 1x2, primo marcatore, gol no gol, parziale, risultato esatto per entrambe le partite. Vediamo chi ha fatto più punti tra me e lui. Lazio Milan 1x2. 2. X l'hai beccata te. Primo marcatore Leao. Olivier Giroud, nessuno dei due. Peccato che a Leao gliel'hanno annullato. Gol no gol. Gol. Pure io sbagliata. Sbagliata. Parziale 2. X beccata io. Risultato esatto 1-2. 1 pari. No. Quindi siamo 1 pari per il momento. Per il momento l'ha beccata una te e una io. Il peggio deve ancora venire. Napoli-Juventus 1x2. 1 X. Primo marcatore Osimhen, che sbaglia il calcio di rigore. Vlahovic, sbagliata per entrambi. Sì. Gol no gol? Gol. Gol pure io, indovinate entrambi. Parziale 1. X, sbagliata io. Vabbè, indovinata lui. Sì. Risultato esatto 2-1. 1 pari. Ma sull'1-1, partita praticamente finita, c'erano annati. Finita 2-1. Tu fai 6 e io faccio 2. 6-2! 6-2 contro Campoman! Li mortacci tua che sono puri mia. Esatto. 89 punti totali per te. Aspetta, aspetta. 106. 106. Ti ricordavi che stava a 104? Sì, esatto. È un numero indimenticabile. Non lo puoi dimenticare. Sì. Scontri diretti. Ho sputato 10 vittorie per te su di me. 13? Tu? 13. Ma tu ti rendi conto che razza dei punteggi particolari? Piano piano. Ma hai sgranocchiato un bel po', eh? Piano soprattutto piano. Nei punti totali. Ma non vuoi degli scontri diretti pure. Piano piano. Vai. Nuova sfida. Nuova sfida al Fantacabbo. Prendi la tua scelta. Al Fantacabbo? Scusa, sfida la schedina. Chiedo scusa. Schedina, potete partecipare anche voi ovviamente, facendo un unico commento qui sotto, non modificatelo se volete partecipare. Sta settimana abbiamo scelto Bologna-Inter e Juventus-Atalanta come sezioni 1x2, ammonito, under-over, parziale e risultato esatto, ovviamente per entrambe le partite. Vi ricordiamo che ammonito e risultato esatto se beccati valgono 2 punti, tutti gli altri se beccati valgono 1 punto. Il regolamento ci dice che vince chi fa più punti tra me e lui e tra noi e voi. Molto, più semplice che così ne esiste. Bologna-Inter 1x2. 2. Non so che hai messo. 1. Lo sapevo. 1. Ammonito. Mkhitaryan. Babà. Senti come l'ho detto. Under over. Over. Over anche per me. Questo ci sta. Parziale 2 1 Bologna Inter. Sì. Risultato esatto 1-2. Bologna, Bologna. Quest'anno con l'Inter gli è sempre andata bene. Non può dirgli sempre bene. Guarda, che non è dire bene. No, nel senso, non è parlo che sono stati fortunati. Appunto, una volta. Due volte. Ma l'Inter attualmente, no. Vabbè, ne abbiamo già parlato a, sì, a triplice fischio, a bocce, a bocce ferme. Vi rimandiamo anche a quel contenuto quel perché contenuto. Lì si approfondisce. Esatto. Juventus-Atalanta 1x2. X 1. Ammonito Deron. Che furbo, c'ha 900 ammonizioni. Scalvini. Under over. Under. Over. Ortomuso.
parziale? Twix, che orto muso. Vabbè, sempre orto muso, cioè nel senso... Non avevo sentito che gli attivi. E al parziale... massimo è pari muso, 1. X, risultato esatto, 1 pari. 2 a 1 Juventus. Le rimandiamo a quel contenuto triplice fischio, ovviamente, non a bocce ferme, perché sì, dove sì, analizziamo nel dettaglio i nostri sentori, le nostre situazioni. Allora, segna o non segna? Se avete partecipato pure al segna o non segna, andate a recuperare i commenti, le giocate, riportatele qui sotto, fate i vostri punti e queste sono le nostre scelte dei calciatori bonus che se beccati danno diritto a punti in più nel computo totale del se segna o non segna. Giannetti e Manolas. Nessuno dei due è stato beccato. Allora, preparate questa settimana? Sceglieva lui, sì, deve proporre a me, deve proporre a voi, quindi preparatevi col vostro commento qui sotto con tutte le vostre scelte, ma prima risultati, ribadisco, riportate i vostri. Immobile segna o non segna, entrambi abbiamo detto no. Non ha segnato. No. Uno pari. Giroud segna o non segna, hai detto no, ho detto sì. Non ha segnato. 2 a 1 per te. Poi che era? Osimhen segna o non segna, hai detto sì, ho detto no. Non ha segnato, ha sbagliato rigore. Aspetta. No, non dire parolacce. No, dire no, cose no, 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 mi sono fermato. 2 a 2. Ok. Dusan Vlahovic. A te te sbaglia, a te te sbaglia rigore Osimhen e lo piglio io. Vlahovic si è mangiato 4 gol praticamente. Tu hai detto no, io ho detto sì, ho becchi te, ma si è mangiato 3 gol e mezzo. Di cui 2 gravissimi. Non so che è peggio, perché in conto dici in tiro, rigore o sbaglia, vabbè. A me si è mangiato l'impossibile. Cioè, quindi nel computo ai punti devo vincere sempre io e poi perdo. Bellissima come cosa. Partis? No, Paredes, scusa, Paredes. Se assist o non assist. Ammonito o non ammonito? Se era segna o non segna avresti beccato te, ma... Quindi ammonito o non ammonito? Sì, hai detto sì, ho detto no, non è stato ammonito. Beh. E Sommer, gli segnano o non gli segnano? Tu hai detto no? Ho detto di sì. Di conseguenza 4 a 3 per me. Porca miseria. Punti... Punti totali e scontri diretti da quando abbiamo cominciato, 89. Sì. Io? 100? 2. Ok. 102. Tendente al 104. Per restare fedele al mio... scontri diretti, 10 punti per te? E 14? Purtroppo 13. 13. Però ce lo facciamo andare bene. Cioè praticamente è quasi lo stesso identico scontro di quell'altro. Solo che tu c'hai 4 punti di più dell'A. Vai. Bologna-Inter, okay. Zirkzee da una parte. No, Zirkzee non segna. Fa assist, fa qualcosa di particolare, ma l'ha già fatto il gol all'Inter. In quel caso, secondo me, non è... Non segna può... manco per me. Non segna okay. manco per te, ok. Lautaro Martinez. Non segna. Sa fa 27 gol. Per hai detto te sì. Ce la metti. Okay. Fiorentina-Roma. Belotti. Che fai? No, tanto sì. lo fa. Appunto, sei così coraggioso da dire no, lo dico io di sì, tranquillo. Hai detto tu di sì? Certo. È scontato, Lukaku. È scontato, ragazzi, ma dico di no pure a Lukaku. Non segna nessuno per te, praticamente. Per te quindi Lukaku segno? Sì. Ecco, esatto. Bene, perfetto. Buongiorno. Aspetta, mi devo grattare perché hai detto sì a Lukaku. Cioè, sì, meglio di De No, almeno male che va, capito? Se cufa in una maniera, sta scappa pure sì una scureggia perché mi sono stimolato sotto palo. Ho detto sì a Lukaku, ho detto sì a tutti. Non ho capito, scusa. Buongiorno. Ammonito o non ammonito? Torino-Napoli. Napoli-Torino. Napoli-Torino, allora ammonito. Osimhen gli fai dei sorci verdi. Poi se lo mette in tasca non lo fa girare per... Io ho detto di no. Tu hai detto di no, ok? Meignan. Lo prende. Ah no, aspetta, mi devi ricordare. Milan-Empoli. Milan-Empoli. Quindi Milan in lo casa. Lo prende o non lo prende? Lo prende. Lo prende. Lo prende. Anche ho se detto dei sicuri. Pure tu. Io sono indeciso tra 2-0 Milan o 2-1. Però lo potrebbe prendere. Detto questo, vai, cacciatore bonus. Però devi cacciare il telefono cellulare sì, tuo. Perché... Sì, sì, sì. Sta a fare geroglifici. Che sta a fare? So chi di. Quindi? Sai chi di ma scrive. Sai chi di lo scrivi. E scrive. Ma che è? Ma che sa fa? Nel ultime memorie. Sono scontato. Tiè. So chi di.
Meno male che non l'ho messo. Ero io indeciso tra Mina e Teo Hernandez. Ma che hai capito? Io la cantante, mica. Sì, buonanotte. E non è Sanremo. Mina, il difensore, quello che mena. Mina, mena. Veramente lo volevo dire pure io, Mina. Te lo giuro, lo volevo dire. Ero indeciso tra Teo Hernandez e Mina. È giusto per il meme, perché non uscirà mai. Grazie per la visione. Le ultime parole famose. Ciao. Ciao.